a tutti, anch'io ringrazio Raffaella Morselli, Cecilia Paolini. Raffaella Morselli è stata costretta a leggersi il mio dottorato di ricerca, quindi conosce le mie ricerche su Baglione da un po' di tempo, e a Cecilia devo invece l'aiuto fattivo anche nel recupero di alcune immagini. E, allora, leggo così, provo a stare nei tempi. Le brevi riflessioni che qui si presentano intendono offrire la semplice suggestione di uno scambio personale oltre che stilistico avvenuto tra il romano Giovanni Baglione e Pietro Paolo Rubens nel lungo corso delle loro carriere. I momenti di questo dialogo che si tenterà di ricostruire sono sostanzialmente tre. Il primo, sicuramente prioritario, cui dedicherò più tempo, ha luogo a Roma nei primi anni del Seicento, quando i due condividono tempi e luoghi dell'operare guardandosi reciprocamente, mentre il secondo è un rapporto a distanza o per procura e si svolge a Mantova nei primi anni venti, quando Baglione è chiamato alla corte di Ferdinando Gonzaga, dove ritroverà le opere e la memoria del fiammingo, ormai assunto a fama europea. E infine un terzo momento conclusivo, che è quello che già conoscete, quando l'anziano Baglione dedicherà a Rubens quella che è la prima vera e propria biografia stampa edita nel 1942, se ovviamente si escludono le note di Mancini e le considerazioni di Giustiniani. Quindi appena due anni dopo la morte di Rubens, nel maggio del 40. Al di fuori del confronto titanico istituito da Rubens con i grandi maestri del passato come Tiziano, Michelangelo o con quelli della sua contemporaneità, Caravaggio, Annibale, Barocci, molti sono gli incontri secondari dei suoi anni italiani, imprevedibili e apparentemente marginali, ma destinati invece a lasciare un segno tangibile. Come è lecito nel caso di un artista universale come Rubens, per usare le parole già ricordate ieri di Baglione, la priorità da parte della critica è stata quella di circoscrivere i temi maggiori, indagando da una parte il suo enorme debito nei confronti della cultura figurativa italiana, e dall'altra tentare di comprendere il credito che egli ebbe nello sviluppo della nuova arte cosiddetta barocca, cui pure ieri insomma abbiamo sentito diffusamente e di cui recentemente è stata proposta la mostra curata da Anna Lo Bianco a Milano. Tuttavia l'ineguagliabile e precoce successo di Rubens, la portata della sua avventura di uomo e di artista, insieme ai molti luoghi e stagioni della sua lunga carriera, hanno sacrificato talvolta l'analisi più minuta che cala al pittore ancora esordiente nei primi anni del Seicento nella realtà dei singoli scenari e in particolare in quello affollatissimo romano. Qui spero che conosciate il bozzetto che è praticamente rientrato nel fondo. Proprio ieri ho deciso facciamolo grigio scuro il fondo, che insomma se lo tenevo bianco adesso era... Il mio intervento prende le mosse da un'intuizione, l'ennesima, di Roberto Longhi, contenuta nella prima biografia critica dedicata a Giovanni Baglione, redatta per l'enciclopedia Treccani nel lontano 1930. Il rapporto tra Baglione e Rubens è esplicitato dallo studioso a proposito di una delle opere più importanti eseguite dal romano a inizio secolo, la Resurrezione di Cristo nella Chiesa del Gesù, oggi perduta. Come è noto, la monumentale pala, alta più di 4 metri ed eseguita tra 1601 e 1603, fu rimossa dal transetto sinistro della chiesa già nel terzo decennio del Seicento, quando i gesuiti predisposero gli altari per celebrare i nuovi santi della compagnia. Con doti quasi da veggente, questo è davvero incredibile, Longhi, che riuscirà a rintracciare e pubblicare il bozzetto che qui immaginate dell'opera solo 30 anni dopo, lo pubblicherà nel 63, ipotizzava già nel 30 che la Resurrezione doveva apparire, e cito, una mescolanza un po' aspra tra le parti di maniera e quelle del naturale, dal naturale, come si nota proprio negli stessi anni anche nelle prime opere romane del Rubens, con un'affinità anzi così spiccata da far sospettare tra i due artisti contatti effettivi che importerebbe indagare partitamente. Per quanto irresistibile, l'invito di Longhi è rimasto sostanzialmente disatteso dagli studi specialistici, se si eccettua una recente importante apertura di Strinati. Vale la pena quindi riprenderlo in questa sede. Il contatto tra Baglione e Rubens a Roma non è circoscrivibile a una precisa occasione.
ma non si dovrà faticare molto a ricreare uno scenario credibile per una loro diretta frequentazione, sia questa connessa a un personaggio cardine, come sembra essere stato il Montalto, protettore di entrambi, o magari il giovane cardinale Ferdinando Gonzaga, di cui ieri abbiamo sentito o ipotizzato, no, un ruolo centrale già alla fine del primo decennio, o ancora attraverso le relazioni intessute con gli ambienti dei gesuiti o degli oratoriani. Per la compagnia fondata da Ignazio, da Sant'Ignazio, insomma, entrambi gli artisti lavorarono in più occasioni e negli stessi anni, e seppure Baglione non lavorò mai nella Chiesa Nuova, egli entrò ufficialmente nell'Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini già nel 1601, quindi gli anni sono quelli, eseguendo poi numerose opere destinate a circoli e ambienti legati all'oratorio di San Filippo, cioè non lavora nella Chiesa Madre, ma lavora tutto intorno praticamente. Al tempo dell'esordio pubblico di Rubens a Roma nel 1601 nella cripta di Santa Croce in Gerusalemme, Baglione vantava già una carriera pubblica ben avviata e la protezione di importanti membri del collegio cardinalizio, primo tra tutti Paolo Emilio Sfondrati. Tra le molte imprese affidate dal porporato lombardo al suo artista prediletto, a Roma e fuori, vi erano due pale d'altare e le quattro tele destinate alla cripta della Basilica Trasseverina di Santa Cecilia, eseguite tra il 1600 e il 1603. Solo incidentalmente vale la pena ricordare che la pala con i santi Paolo e Pietro sulla sinistra, assaldata già nel 1600, quindi nel luglio era già completa, e già sull'altare, e sorprendentemente adeguata alle novità introdotte da Caravaggio nella Contarelli, è un omaggio di Baglione alla Santa Cecilia di Raffaello, che è opera veneratissima da Sfondrati, che ne richiese una copia a Guido Reni e di cui lo stesso Rubens, nello stesso momento, terrà conto per la formulazione della sua Sant'Elena. Insomma, è chiaro che Raffaello non ci vuole molto a essere suggestionati da Raffaello, ma è interessante come nello stesso anno il modello sia lo stesso. Indipendentemente dal riferimento incrociato al prototipo raffaellesco, interessa qui porre l'accento sulla comunanza di intenti e quindi evidenziare il naturale reciproco influsso di alcune imprese decorative che negli stessi anni, parliamo 1600-1603, furono promosse in alcune cripte di importanti chiese romane. L'intervento in Santa Croce in Gerusalemme, commissionato da Alberto d'Austria per il tramite dell'agente Richardot, ma il cui ruolo di baronio pure è stato recentemente ricostruito da Cecilia Paolini, si accosta così per tempi ed intenti a quello di Santa Cecilia in Trastevere, nonché a un terzo meno noto, qual è la perduta decorazione con tavolette di formato orizzontale per la cripta del Gesù, eseguite entro il 1602 da un gruppo di pittori di varie estrazioni come Commodi, Guidotti, Lilio e Ciampelli. Tali imprese sono testimonianze di quel clima di Renovatio Ecclesiae, particolarmente fervido intorno al Giubileo del 1600, e sono una risposta alle medesime istanze di recupero dell'immaginario paleocristiano e di un'accentuazione del culto delle reliquie in chiave antiprotestante. Tale premessa vale, al di là delle tangenze stilistico-iconografiche esistenti tra il ciclo rubensiano, Santa Croce, e quello baglioniano, Santa Cecilia, a comprendere come i due cantieri nascessero all'interno di un dibattito culturale condiviso, in una sorta di velata competizione tra i diversi committenti, fossero essi membri del collegio o figure di spicco dei nuovi ordini religiosi. Venendo ora alla prima delle tre tavole della cripta di Santa Croce, è stato da tempo rilevato che il carattere monumentale della sua protagonista, Sant'Elena, madre di Costantino, scopritrice della reliquia, riflette lo studio di Rubens di un modello classico statuario di Matrona, o di Giunone, secondo altri, mentre sul piano luministico resta valido quanto argomentato già da Giaffe a proposito del riferimento esplicito di Rubens ai moduli del grande amico tedesco Adam Elsheimer. Che la Sant'Elena rappresenti un'immagine feconda per Baglione lo dimostra la sua pregnante riformulazione nella Santa Margherita, databile intorno al 4, qui si può aggiungere un passant allo scorcio diagonale della croce del Sant'Andrea, che pure potrebbe essere, suggestionata dal quadro di Pietro Paolo.
Ma più in generale, l'immagine femminile, più volte replicata e riadattata da Baglione in questo giro di anni, contribuisce massimamente al definirsi di un prototipo femminile robusto e ieratico che gli sembra mettere a punto nel corso del primo decennio. Cioè, questa tipologia che tutti riconosciamo come tipicamente baglioniana sembra in realtà essere prima ancora rubensiana. La suggestione dell'antica matrona romana che Rubens adatterà in veste di martire regina nella sua domitilla, nel laterale destro della Chiesa Nuova, è preceduta da alcuni studi di spiccata accentuazione naturalistica che segnano in effetti per Baglione una via da seguire, in cui lo studio dal vero viene fortemente tipizzato, non tanto in senso idealistico, quanto piuttosto adattato a connotare una fisionomia che sia riconoscibile e propria, cioè l'intenzione di Baglione, la disperata ricerca di uno stile di questa maniera propria, che poi anche Mancini gli riconosce. In questa direzione valgano gli accostamenti tra lo studio dell'Accademia Carrara di Bergamo e alcune sante eroine baglioniane del primo decennio, come l'arcigna ma splendida Giuditta, di collezione privata, e la Caterina, che insomma recentemente recuperata nei depositi di Palazzo Accursio a Bologna. D'altra parte, il fatto che per Rubens, come per Baglione, il naturalismo non fosse mai un'opzione univoca, ma uno dei tanti stimoli che si accumulano vertiginosamente nella sua esperienza romana, lo conferma un'analisi ravvicinata delle altre due tavole per Santa Croce, l'elevazione perduta nota dalla copia e l'incoronazione di spine. Quest'ultima, certo evocando con una certa goffaggine, per citare Longhi, la complessità della Contarelli, appare ancora tutta impregnata di quel manierismo nordico dei cosiddetti romanisti di Anversa, l'abbiamo appena visto, abbiamo appena sentito, o più in generale un contatto con la comunità fiammingo-tedesca con la quale certo Rubens dovette entrare in contatto, in rapporto, una volta arrivato in quella Roma popolata da fiammenghi e francesi, no, che vanno e vengono, ricordati da Mancini. Più che a Caravaggio, quindi, questo strano fare due interventi di seguito, ma il bello dei convegni è pure questo, più che a Caravaggio, quindi, l'esacerbato contrasto luministico rimanda più direttamente a prototipi fiamminghi, come la sensazionale ancora irrisolta derisione di Cristo di Art Maitens, che rimane uno dei più grandi misteri del proto-caravaggismo di primo Seicento, eseguita forse tra Napoli e Roma, varie sono le interpretazioni, intorno al 1600, o gli enigmatici, altrettanto misteriosi, quindi laterali di San Silvestro in Capite, documentati ante 1609 e ora ricondotti con buoni argomenti alla fase romana di Martin Faber, da Papi, quindi è esattamente lo stesso giro di frequentazione. Lo studio del lume dall'alto, affidato alla soluzione vistosa e manieristica della lanterna dell'incoronazione, trova una più elaborata soluzione nella vertiginosa pala di Genova e nell'adorazione dei pastori di Fermo, che abbiamo visto, prima e unica, a mio avviso, sperimentazione consapevole di Rubens in termini di naturalismo caravaggesco. Cioè, a mio avviso, è là che Rubens dice proviamo a fare Caravaggio, è uno dei tanti tentativi, una delle tante strade, ma... È possibile che Baglione conoscesse la circoncisione attraverso gli studi preparatori o quantomeno dal bozzetto che pare Pietro Paolo portasse con sé da Mantova a Roma o addirittura dal dipinto stesso che secondo parte della critica sarebbe stato terminato proprio nella capitale pontificia. Se ne può cogliere un eco nella poco nota Natività di Spoleto di Baglione, documentata al 9, che ho provato fino a ieri disperatamente a avere un'immagine migliore, senza riuscirci evidentemente, tela che oltre a recuperare l'idea, questa ve la provo a mimare, della luce dall'alto, sintetizzata da luminosi raggi spezzati che filtrano attraverso la gloria angelica, riprende la doppia diagonale, la freccia non si vede, niente, la doppia diagonale creata dall'architettura nella parte alta della composizione, oltre a una finestra al di là della Vergine che, se conoscete la pala di Genova, ovviamente è la stessa che appunto vediamo sopra il gruppo della Natività. La vicinanza al circuito gesuita tra Mantova e Genova lascia pensare che Rubens abbia frequentato assiduamente anche la chiesa madre della compagnia a Roma,
dove troneggiava l'enorme resurrezione di Cristo di Baglione, da cui siamo partiti. Più che nel bozzetto en grisaille mostrato prima, fortemente chiaroscurato, evocare uno scenario lunare creato dalla luce, no, emanata dal Cristo, Rubens sembra avvicinarsi, e qui il rapporto sembra invertirsi, sembra avvicinarsi alla pala nell'aspetto che possiamo immaginare grazie a due frammenti riemersi nel 2007 proprio a Mantova, questa è una coincidenza, insomma, che se ancora non si è chiarita la loro provenienza di questi due frammenti, è quantomeno singolare che essi siano riemersi nella città sul Mincio, dove Baglione si recherà poi nel 1621-22, date che però paiono troppo precoci per ipotizzare che lì li abbia condotti il loro autore. Cioè, cosa succede? La grande resurrezione viene rimossa dall'altare negli anni 20, nel secondo decennio, comunque prima del 22. È possibile che questa venga riconsegnata al suo autore, che ne trae dei ritagli e poi li porta con sé a Mantova, però insomma è tutto da dimostrare. Il carattere enfatico e adorante degli angeli, ancora di ricercato sapore arcaistico, sembra funzionare da perfetto trait d'union con la pala della Vallicella, annoverando di diritto il nome di Baglione insieme a quello di Roncalli, dei santi Nereo e Achilleo, e di Federico Zuccari, sempre la pala del Gesù, tra quanti fornirono a Rubens un campionario di affidabile e ufficiale linguaggio chiesastico romano. Cioè, nel momento in cui formula la seconda pala, sembra che Rubens cerchi di più di attenersi a quello che è il linguaggio ufficiale, cioè la cosiddetta scuola dei cavalieri a Roma. Almeno questo penso io. È ben noto agli studi che la seconda pala della Vallicella, ancora in situ, o le pale, che include l'ovale schermo a protezione dell'icona mariana, fu il punto di arrivo di un iter complesso che mise a dura prova l'estro compositivo del Fiammingo. Dopo il rifiuto della prima versione, oggi a Grenoble, la critica ha individuato nel bozzetto di Salisburgo, reso noto già nel 66 da Müller-Hofstede, un generale ripensamento della disposizione dei santi protagonisti. Fermi restando i riferimenti a Tiziano nella pala di San Nicolò ai Frari, oggi in Vaticano, o alla già citata pala di Roncalli, ai santi Nereo e Achilleo, l'idea di fregio continuo, orizzontale, evidente nel bozzetto, riprende quel filone neopalecristiano, questo è un mio neologismo un po' infelice, che si è visto nelle pitture di cripta, con le quali Rubens si era già confrontato anni prima, e segnatamente con quelle di Baglione. Qui ho messo anche Vanni, ma insomma è questa tipologia che ha molto successo intorno al 1600. Una parola ancora è spendibile a proposito della scelta di Rubens o dei suoi committenti di eseguire su Ardesia la seconda redazione della decorazione della Vallicella, scelta che sembra connessa con la soluzione adottata per i nuovi altari della nave piccola di San Pietro, cantiere al quale lo stesso Baglione aveva partecipato con la sfortunata resurrezione di Dabità, eseguita entro il 1606, e il cui ruolo di baronio in questa impresa, per quanto insomma è stato talvolta negato, talvolta enfatizzato, è sicuramente presente. Baronio è nella congregazione di cardinali che si occupa di decidere quali artisti dipingono le pale per la nave piccola di San Pietro. Buona parte della critica data al secondo soggiorno romano di Rubens, anche il bel ritratto di Caspar Schoppe, che ieri pure abbiamo già visto, della Galleria Palatina a Firenze. L'effigie è stata posta a confronto con precedenti dell'arte veneta del Cinquecento, ma anche con Barocci e a Roma con la ritrattistica di Leoni, la cui produzione ad olio però questa data è piuttosto limitata, se si eccettua quel difficile caso di studio che è il Paolo V. In effetti, se si considera una data precoce come il 1606, la ritrattistica romana capace di confrontarsi con questo dipinto sul piano del naturalismo è effettivamente limitata a pochi numeri, per lo più da rintracciare in ambito carraccesco. E appare quindi interessante proporre, non credo sia mai stato fatto, insomma, questo confronto con uno dei rari ritratti sicuri di Baglione, che è databile proprio al 6, quindi allo stesso anno, e che evoca le parole di elogio espresse dal biografo Giulio Mancini, che per primo ne ricordava la sua specializzazione in questo campo. Questo pure dovete, spero lo conosciate, insomma, un dipinto abbastanza noto.
Rientrato nelle Fiandre, forte di dell'inesauribile bottino di immagini acquisito in Italia e spinto da nuove ambizioni, Rubens incrementa nel secondo decennio il proprio immaginario figurativo, ormai senza più confini. Meno strabiliante e certo più orientata, un linguaggio che va definendosi sempre più in una direzione univoca è l'arte di Baglione, che occhieggia ancora le forme del fiammingo, ormai perfettamente introiettate sia in scenari più decorativi e ambiziosi come gli affreschi in Santa Maria Maggiore, sia in pale di visionario misticismo come questa che vi ho messo, illustrato, proveniente dalla perduta chiesa di Santa Croce a Montecitorio, oggi a San Bernardino, via Panisperna. Le accentuazioni dei modi estatici, le orbite delle sante rivolte al cielo e la ricorrenza del prototipo femminile baglioniano sono elementi portanti di questa maniera propria, ancora oggi facilmente distinguibili, e che ormai miscela senza imbarazzo modelli di inizio secolo, Caravaggio e appunto Rubens, con disinvolti accenni alle eleganze leziose di Reni o alle esuberanze protobarocche di Lanfranco, cioè il linguaggio di Baglione negli anni venti fa confluire istanze diversissime. L'evento che contribuì maggiormente a rinnovare la pittura di Baglione nel decennio successivo, negli anni venti, è la sua chiamata a Mantova alla fine del 1621. L'invito da parte di Ferdinando Gonzaga ha le sue radici nell'intensa frequentazione che Baglione ebbe con l'allora cardinale già a Roma, con cui è già in contatto, forse per il tramite di Montalto. Questo enigma di Montalto ci rimane sempre come questo tassello necessario da ricostruire, ma di cui ancora fatichiamo del tutto a trovare la soluzione, almeno dal 1610. In questi anni Ferdinando commissionò a Baglione diverse opere, tra le quali una perduta serie di Muse con Apollo, e negli anni a seguire diversi soggetti religiosi, i cui tentativi di identificazione a Mantova sono però integralmente da respingere. Senza voler affrontare qui l'annosa querelle delle due mute di muse dipinte da Baglione per il Gonzaga, è indubbio, di cui è Baglione a ricordarlo nelle fonti, nella propria autobiografia, è indubbio che l'unica serie oggi esistente, conservata da Arras, proveniente dal Louvre, rappresenti uno dei raggiungimenti più interessanti della fase tarda della produzione di Baglione, che torna a misurarsi con le sue ambizioni, dando prova di ritrovata felicità creativa. Se questo nuovo afflato è certo da imputare al prestigio della corte ospitante e agli stimoli provenienti dalla collezione Gonzaga, meno evidente appare l'incidenza delle opere mantovane di Rubens, come il Ciclo della Trinità o il Concilio degli Dei, né effettivamente si conoscono ritratti di Rubens di questi anni da poter confrontare con quei ritratti di Baglione che si possano confrontare con i ritratti di Rubens che conosce poi direttamente a Mantova, no? I ritratti della famiglia Gonzaga. È tuttavia singolare che la serie delle muse, dalle posizioni studiate, dalla simbologia raffinata o l'allegoria della carità e della giustizia del 1622, oggi a Kensington Palace, rientrino in un'estetica sofisticata ed elegante che poi non si riaffaccerà più in avanti nella carriera di Baglione, come se il pittore ambisse a misurarsi, almeno indirettamente, con quel linguaggio cortigiano che era stato in passato di Rubens e che nei primi anni venti era interpretato magistralmente da quel geniale artefice che fu Domenico Fetti, che Baglione conosceva da quando muoveva i primi passi alla bottega romana del Cigoli e di cui pure, se ci sarà mai un convegno su Fetti, sarebbe lecita un'indagine puntuale del loro rapporto tra Roma e Mantova. Per un capriccio del destino, le muse, con il loro Apollo, furono inviate a Parigi nel 1624 come dono di Ferdinando Gonzaga, alla zia Maria de' Medici, per il Palais du Luxembourg di Parigi, regia appunto della regina madre. Come è noto, Rubens dipinse per la stessa residenza la celebre galleria fra il 1622 e il 1625. Qui le loro maniere, ormai sideralmente distanti ma pur sempre comunicanti,
verranno messe a confronto dai cortigiani francesi e dagli italiani del circuito di Maria de' Medici, con un aspettato primato, queste sono le fonti mantovane, il carteggio mantovano a riportarlo, con un aspettato primato almeno inizialmente dell'artista romano, cioè inizialmente i cortigiani sembrano preferire al ciclo di Rubens le muse di Baglione. D'altra parte, alla regina madre il nome di Baglione non doveva aggiungere nuovo, se si ricorda che già nel 1615 Giovan Battista Marino le aveva dedicato un panegirico intitolato Il Tempio, contenente una selezione dei maggiori pittori viventi, dove Baglione figura in compagnia di artisti eterogenei come Arpino, Procaccini, Reni, Palma il Giovane ed altri. Con qualche licenza alla fantasia, giustificata da mio avviarmi alla conclusione, si può immaginare che alcune monotone, forse, serate mantovane trascorse da Baglione alla corte dei Gonzaga siano state ravvivate qui e lì da gustosi aneddoti e racconti su un personaggio ormai leggendario come Rubens, sia in riferimento ai suoi anni trascorsi a Mantova, sia basandosi sulle voci che riferivano i suoi successi in Fiandra, in Inghilterra, in Spagna. Se è vero che non mancarono mai a Roma agenti e artisti che avevano incontrato il fiammingo nelle sue diverse peregrinazioni, come Theodor van Loon, è lecito credere che Baglione raccogliesse impressioni e referti in prima persona già a Mantova e che poi li utilizzasse al momento della stesura della sua biografia molti anni dopo. Seguendo la regola di non includere gli artisti ancora viventi nella sua raccolta di biografie, Baglione inserì effettivamente le vite di Rubens, Orazio Gentileschi e Domenichino in un manoscritto a parte, che non conosciamo, revisionato dopo il 1640. Testimone diretto e interessato delle imprese romane di Pietro Paolo, Baglione è però una fonte affidabile e precisa anche quando fornisce concise ma utili informazioni su opere eseguite per altri luoghi, come Genova, o aneddoti sulle attività diplomatiche di Rubens in Spagna e Inghilterra. Licenza che l'autore si concede assai raramente nelle vite, cioè è una delle poche vite a contenere effettivamente, per quanto brevi ai nostri occhi, righe, comunque ci sono queste informazioni. Nella pur fragile impalcatura critica delle vite, Roma, unica maestra del mondo, assume centralità assoluta sia nella continuità della sua tradizione, sia per l'avanguardia delle sue sperimentazioni. In questo disegno, che descrive Roma quale luogo ideale di apprendimento e di innovazione, Baglione tende a essere particolarmente inclusivo nei confronti dei forestieri, considerando il loro apporto decisivo alla varietas dell'offerta artistica ed essenziale ai fini dell'aggiornamento. Roma quindi attrae gli artisti, li accoglie, li educa, ma offre anche loro un palco privilegiato per il loro debutto, per farsi notare. Nella città eterna bisogna venire per acquisire gli strumenti magari utili a divenire grandi altrove. E il caso di Rubens, pittore universale, stimato dalle corti di tutta Europa, è per Baglione quanto mai adatto a confermare tale assunto. In questo senso, seppur Rubens non fu un artista italiano, come sosteneva provocatoriamente Bernard Berenson, egli fu, almeno nella prospettiva di Baglione, senza dubbio un romano. Grazie.